Innovazione, finanze e mondo legale sono stati protagonisti delle fonti Day and Night svoltisi il 22 novembre a Palazzo Mezzanotte, sede di Borsa Italiana. La mattinata si è aperta con il Financial Forum, il keynote speech di Alan Friedman, che si è confrontato in un faccia a faccia con Corrado Passera. La sera, ad aprire la cerimonia di premiazione, è stato il CEO Summit dal titolo Innovazione e consulenza, quali benefici della tecnologia su imprese e mondo legale. La serata è proseguita con i Le Fonti Innovation e Leadership Awards con focus su finanza, IT e mercato legale. Momento di commozione e standing ovation per il premio alla carriera assegnato a Franco Baresi, storica bandiera del Milan e della Nazionale, premiato per il proprio talento e per la lealtà che lo hanno da sempre contraddistinto. Studio legale dell'anno, proprietà intellettuale, il premio viene assegnato a Crea Avvocati Associati. Per essere un punto di riferimento per le aziende che desiderano essere assistite nelle diverse fasi di sviluppo e di tutela dei propri diritti in materia di marchi e brevetti, per la forte vocazione internazionale e la pluriennale esperienza che ne fanno uno studio legale eccellenza in materia di proprietà intellettuale. Complimenti, dopo vi stringo la mano. Studio legale dell'anno, proprietà intellettuale. Ai Le Fonti Awards Crea Avvocati Associati si aggiudica il titolo di studio legale dell'anno proprietà intellettuale. Un commento per questo importante riconoscimento? Beh, intanto ringraziamo certamente Le Fonti per questo riconoscimento estremamente gradito che ci onora. Credo che diciamo lo studio ha una forte specializzazione in proprietà industriale, in proprietà intellettuale, ed è uno spazio che maggiormente riveste importanza nel mondo delle imprese, nel mondo della realtà industriale, perché tutto ciò che è proprietà intellettuale è qualcosa da proteggere e che deve essere protetto, deve essere sviluppato, ed è alla fine nel mondo della tecnologia, nel mondo che evolve, nel mondo che rapidamente cambia, la protezione della propria capacità di fare impresa, che alla fine sta alla base del discorso della proprietà industriale, è fondamentale. In questo la nostra realtà cerca di essere vicino all'imprenditoria per aiutarla a conservare un valore che è fondamentale. Ecco, lei ha parlato di un mondo che cambia. A tal proposito, qual è il ruolo dell'avvocatura nell'attuale situazione del sistema giudiziario? Quali sono le prospettive dei giovani avvocati? Allora, la ringrazio per la domanda, perché è indubbiamente un momento interessante. Noi viviamo un momento un momento di crisi del sistema giustizia, e il ruolo dell'avvocato diventa sempre più importante al di fuori delle aule dei tribunali. E questo è, secondo me, un aspetto che non è completamente valorizzato. Nel senso che noi sentiamo parlare di sistemi alternativi, di risoluzione delle controversie, ma quante cose, quante situazioni risolviamo prima nei nostri studi, prima che si possa creare un contenzioso, prima che certe realtà possano arrivare sui tavoli dei giudici nei tribunali. In questo forse il nostro paese deve un pochettino ancora progredire, a uno spazio di progressione importante, la realtà di un intervento dell'avvocato sempre in via preliminare, che ha due valenze. La prima di carattere tecnico, perché aiuta a individuare i problemi, a risolverli da subito e a cercare di evitare che nascano delle patologie dai contratti che si firmano, dagli accordi che si fanno e da quanto è un movimento della realtà imprenditoriale. La seconda è anche di carattere psicologico, perché una volta che ho esaminato alla radice tutti i problemi che si possono presentare, mi sento più tranquillo ed è più facile che si evitino contenziosi futuri. Per quanto riguarda la seconda parte della domanda, e quella che riguarda i giovani, una sola considerazione. Noi abbiamo come associazioni professionali abbiamo un dovere deontologico molto importante, che è quello di aiutare i giovani a
rimanere e diventare professionisti veri. Spesso entrano negli studi professionali e rimangono come paraimpiegati, parasubordinati, e questo non va bene. Il nostro sforzo deve essere sempre quello di creare dei giovani professionisti, possibilmente di grande talento. Abbiamo parlato di CREA in quanto premiato come, per la proprietà intellettuale, però come si struttura lo studio e quali sono i progetti su cui state puntando per il futuro? Ma allora, diciamo questo, CREA nasce è una realtà relativamente recente, però che ha uno storico background, perché nasce da una fusione di tre studi con caratteristiche e specializzazioni diverse che si integrano, con una forte vocazione alla proprietà intellettuale e con anche un sistema che vuole essere sempre più vicino al mondo delle imprese e che copra a tutto campo, a tutto tondo, i servizi e i bisogni delle imprese. Questo è lo sforzo che noi cerchiamo di fare, che CREA cerca di fare, rimanere vicino alla realtà, viverla insieme al cliente, cercando di aiutarlo nel progredire nella sua attività.